Un fiume in piena quello che ci accingiamo a vivere e noi, ovviamente intesi la conduzione e gli ascoltatori su questo fronte, ed è un piacere salutare qui a Overture l'Altra Italia, Virgilio Alpigiano. Virgilio, buonasera. Buonasera Davide, buonasera a tutti i radioascoltatori. Come Grazie per stai? aver accettato il nostro invito. Tra l'altro è davvero una bellissima partecipazione quella che ci regala questa sera Virgilio. Pensate, ha ricevuto tantissime email di encomio da parte dei lettori per il coraggio che Virgilio ha messo in campo aprendo un'indagine giornalistica su WordPress International 24 by Google a proposito della reale esistenza delle sette sataniche su Facebook in Italia e nel mondo. È stata un'attività straordinaria, anche noi ci permettiamo umilmente di farti i complimenti, Virgilio, anche perché Grazie. ci hai refertato un mondo incredibile. Bene, io ho cercato di fare un'analisi globale perché le sette sataniche sono una vera realtà, non soltanto in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. E purtroppo non nascono come funghi, nascono perché esistono delle metodologie, praticamente esistono sette pseudo-religiose che catturano l'attenzione soprattutto delle persone più deboli, come diceva, bisogna rafforzare le aree deboli della nostra personalità e quando non c'è una giusta demarcazione tra il bene e il male purtroppo prende il potere. Noi abbiamo a che fare con sette sataniche che partono credendo tantissimo in quello che vanno a fare. E c'è gente che si spoglia dei propri averi, che addirittura versano soldi a chi propone la possibilità di creare gruppi articolati attraverso operazioni completamente nuove, diverse, che però partono, caro Davide, da un'apparenza tranquilla, cioè non è che inizialmente già ci sono piani diabolici. Il satanismo è un work in progress. Nasce piano piano per poi svilupparsi fino ad arrivare alle bestie di Satana. Quello che è preoccupante è che esistono in Italia e all'estero sette diciamo, autorizzate, tra l'altro, fondate da personaggi importanti di cui è inutile fare nomi, ma che consentono questi movimenti di avere un approccio immediato con la persona che appunto è smarrita e queste pecorelle smarrite, come è scritto nel Vangelo, diventano in realtà delle persone pericolose nelle Ecco, mani di gente che vuole usarle. certo, Virgilio, hai detto una cosa, ovviamente io ritorno un po' su quella che è tutta la tua attività e anche la passione con la quale la fai e la curiosità di un pubblico come quello di Overture l'Altra Italia. Persone famose, chi sono? Possiamo fare dei nomi? Ma certo, noi abbiamo un'estrema diffusione, purtroppo lo devo dire, di scientologi, dove non si presta allo scetticismo, invece c'è proprio una categorizzazione come setta della Chiesa di Scientology, dove aderiscono grandi star di Hollywood, Addirittura si come dice che Tom Cruise sia il Tom numero Cruise, due. certo, e John Travolta, sono attivisti di scientologi, pescano nuove anime. Riescono a penetrare anche nelle istituzioni, hanno anche un buon numero di insegnanti, cioè sono nuove chiese, che hanno anche un programma addirittura di riabilitazione, per esempio si occupano di persone da riabilitare dall'alcol, dalle droghe, cercano di diffondere occultamente ideali religiosi, ma poi sostanzialmente alla fine gli obiettivi sono altri, ma Ecco tutto. Virgilio, io ti incalzo, ma ti prometto sin d'ora che se vorrai ci sarà, io mi auguro proprio di sì, altre serate per discutere Certo, di senz'altro, questo, Davide. attingendo dal tuo, ripeto, sontuoso lavoro di ricerca e di vera inchiesta per quello che riguarda il settarismo. Perché? Quali sono poi, tra l'altro, le leve che toccano, le corde che toccano, perché quando si parla di settarismo satanico si parla sempre di soldi, ma anche di sesso. Sono Sì, questo l'ordine dei movimenti, giusto? si parla
parla soprattutto di crisi di identità, si tratta di soggetti che non hanno assolutamente avuto mai la possibilità né di innamorarsi né di scoprire la sessualità in maniera giusta, quindi la vivono in maniera ossessiva. E molto spesso abbiamo a che fare con persone tendenzialmente schizzoidi o con crisi bipolari, e stiamo parlando di persone non depresse ma di persone portate a fare delle cose grandi, delle cose grosse, però allontanandosi da quello che è Dio, cioè il vero concetto di Dio come concetto universale. Purtroppo, ecco, basta andare a leggersi L'abominazione della desolazione, lo dico per i lettori, perché questo argomento, l'abominazione della desolazione, ci anticipa l'anticristo, cioè ci anticipa la distruzione del mondo, ma in una maniera progressiva. E noi oggi abbiamo degli acceleratori di questa abominazione della desolazione. È come se chi avesse fede in realtà venisse sorpassato da chi non ha fede, il male che vince sul bene. Poi purtroppo, devo essere sincero, non diamo un buon esempio neanche come Chiesa Cattolica Italiana. In questo momento il Vaticano attraversa una storia pessima che incoraggia ancora di più queste persone ad aderire a sette pseudo-religiose che portano praticamente, addirittura ci sono delle sette che hanno dei nomi straordinari, il movimento umanista per esempio, la struttura piramidale e il lavaggio del cervello degli adepti di Silo, cioè abbiamo nomi che lì per lì sembrano oro colato, cioè è come se dovessero diventare dei santi, invece ecco, queste strutture sono strutture che hanno degli obiettivi ben precisi, il demonio, perché il satanismo non è altro che contrapporre Satana, Lucifero, all'idea di Gesù Cristo. E questo segreto profondo che questi uomini hanno nel cervello lo manifestano manipolando le persone. Ecco, cioè, in Italia... No, prego, prego Virgilio, poi io... Non è che io, ecco, se ho un approccio con una persona... aderendo così in maniera probabilistica ad una setta, gli vado a proporre subito: tu sarai un figlio di Satana. Assolutamente no, me lo lavoro. Cioè la gente quindi fa un work in progress, ci sono dei lavori in corso, quindi piano piano vengono spogliati dei loro beni, pagano addirittura, si liberano, c'è un giro di denaro addirittura incredibile. Certo, certo. Virgilio... Cioè, il satanista è uno che rinuncia completamente al proprio potere economico, perché deve diventare potente attraverso dei meccanismi occulti e ha naturalmente un educatore. Fermatevi, perché sta scoppiando un casino, fermatevi, vi anticipo, tutte le persone che ci stanno seguendo da ogni parte del mondo sul live stream, fermatevi, rispondo anche ad Andrew qui che ci scrive da Melbourne, fermatevi. Io richiamo Virgilio perché è un piacere, è un dovere, e chiamiamo Paolo Franceschetti. Ho capito qual è il punto, voi credete, molti di voi credono alla versione franceschettiana sulle bestie di Satana e molti di voi invece hanno condiviso quello che ha detto sulle bestie di Satana Virgilio Alpigiano. Poi, sì, perché, scusa Davide, prego, Virgilio. Volevo dire una cosa, in Italia si concede troppo spazio al fenomeno delle sette sataniche, cioè noi stiamo vivendo un momento di grande espressione di libertà, di libero pensiero, ma in sostanza proprio in questo momento le sette sataniche proliferano alla grande, proprio perché non c'è più una chiesa che in qualche maniera cerca di dare il buon esempio, una chiesa cattolica italiana che è indebolita. Non ci sono più padri francescani o gente, a parte padre Howard che si occupa di esorcismo e che sa individuare benissimo il demonio da altre entità positive. Certo. Quindi ecco, è un momento storico, epocale, dove sia in America Latina, sia in Italia, sia in tante altre parti del mondo, noi possiamo benissimo dire che il satanismo ha aggiunto dei picchi elevatissimi proprio in questo momento di caos, con la politica che non funziona,
Cioè, ci sono tutti questi aspetti che ovviamente determinano in senso quasi assoluto per certi versi la nuova frontiera del satellite. Ecco, non Virgilio, due domande. Più mancano dei punti di riferimento forti. Assolutamente. Eh beh, certo, l'analisi. Più manca l'esempio dall'alto, perché il problema della fede non è un problema legato al Vaticano. Un problema della fede è legato a chi la deve predicare. D'accordo con te, Virgilio. Ti tengo proprio perché siamo a ridosso della pausa. In Italia questa attività è un'attività che si può considerare molto pericolosa e poco conosciuta, per certi versi anche meno pericolosa che altrove? E chi sono, se ci sono, dei potenti che in Italia vivono una loro attività settaria? Intanto in Italia esistono realmente delle sette, tant'è vero che mi sono entrata nel telefono il 13 novembre del 2011 e ho dovuto fare una denuncia alla polizia postale, delle sette che mi ricattavano, che mi dicevano sempre domani mattina non paghi 3.000 euro, alle 8 ti uccidiamo. Naturalmente, ecco, io ho resistito alla paura, ho cercato di capire di cosa si trattasse, ho scoperto chi erano queste sette, le ho denunciate alla polizia postale, le hanno bloccate. È chiaro che in Italia c'è gente che ha tutto l'interesse, proprio dall'alto, a creare situazioni di destabilizzazione. Io adesso non voglio beccarmi querele, ma tutti sanno che esiste l'ontopsicologia, cioè il culto dell'individualismo, che ha generato storicamente sette sataniche. È una curiosità. Marcello Dell'Utri aderiva a questa setta. Ora, con tutto il rispetto a Marcello Dell'Utri e ai suoi problemi, è soltanto anche un po' meno. Anche un po' meno. Sì. Cioè, voglio dire che è un attimo il passaggio dal bene al male ormai non è più una netta demarcazione. È un attimo e si decide di uccidere una suora, si decide di incrementare reati contro il patrimonio oppure contro il sesso. La cosa incredibile di quella vicenda della suora uccisa è che poi una delle tre sataniste che uccisero la suora, stiamo parlando della Valchiavenna, e nel 2005 rientrò in un progetto di recupero da detenuta e venne inserita in questo progetto di recupero sociale e la mandarono a lavorare dentro un asilo nido privato sulla via Nomentana a Roma, una denuncia che fa nel suo bellissimo predatore di bambini, Massimiliano Frassi. L'ultimissima, Virgilio, perché questa è una bella domanda. Andrea ti chiede il nesso tra Tom Cruise, Scientology e Bracciano, dove si è sposato? Qui non so se è una congiunzione semplice, perché il nesso tra Tom Cruise, Scientology e Bracciano, dove si è sposato? Strano, no? Sì, c'è un nesso e come, anche perché diciamo che Tom Cruise ha tantissime conoscenze e di conseguenza non so inizialmente che cosa avesse in testa, però è riuscito con l'estrema diffusione di Scientology a creare veramente un caos incredibile e quindi la proliferazione degli adepti, dei proseliti, chiamiamoli così, certo, cioè degli associati, ecco, di chi crede in questo movimento, nasce dal fatto che c'è in realtà un testimonial. Quindi, Madonna, c'è Tom Cruise, c'è John Travolta. Poi ce ne sono tanti altri. E quindi ci si affeziona empaticamente al personaggio. Ma lì è un gioco assolutamente. E poi però dietro questi personaggi ce ne sono ancora degli altri, è tutto a scatola cinese, che piano piano crea delle onde di attrazione dove i giovani soprattutto entrano in un meccanismo dove diventano bestie. Virgilio, salutandoti, ti strappo una promessa: come Paolo Franceschetti ritorna, se non è già tornato dall'America, facciamo una puntata, due ore veramente interamente dedicata a questo argomento, con loro due sicuramente poli d'attrazione per quello che riguarderà il dibattito. Grazie per fare a Virgilio. Alla larga dal satanismo c'è un sistema. Al volo, al volo. La preghiera, la fede, un crocefisso in tasca, un rosario, la possibilità di avere veramente articoli di fede indipendentemente dalle chiese, credere che Gesù Cristo
possa essere l'unico ad uccidere Satana. Grazie Virgilio, grazie a Virgilio Alpigiano. Pubblicità.